No, la cosa veramente paradossale è essere, diciamo, pure ancora qui a parlarne, perché ormai non è una condizione, anzi, si arriva al paradosso, perché una condizione straordinaria, drammatica come quella che stiamo vivendo con questi flussi, che ormai sono di invasione, anche Bill Gates se ne è reso conto, Eccolo figurarsi, qui. Ora l'Occidente rischia l'invasione. Allora, l'invasione. Ha detto aiutiamoli a casa il loro. paradosso è che È un leghista anziché Bill dire Gates. abbiamo, meglio, hanno sbagliato per tempo a non riconoscere il problema, adesso ti dicono: beh, ma questa non è più ormai una condizione straordinaria, ma una condizione di normalità. Cioè, quella roba qui non è normale. Quello che abbiamo visto prima nel servizio televisivo non è una condizione normale di un paese normale. Cioè, si sono veramente invertiti i rapporti di causa-effetto, per cui ci si trova realmente con condizioni esplosive, perché nel momento in cui ti trovi un rom che si sente addirittura in competizione con l'immigrante che viene messo ospite in un albergo, cioè, veramente siamo arrivati al paradosso. Il problema è proprio l'incapacità a riconoscere la gravità della situazione. Se non si fermano questi flussi, non ci sarà mai un termine, un limite, e prima o poi si arriverà veramente alle sgomitate nelle periferie delle grosse città. Parlo di sgomitate per non parlare d'altro, perché poi quando si va su questi temi è facile che qualcuno perda il controllo per l'esasperazione. Quella Giornata signora cruciale sull'immigrazione, ma quella di oggi, il certo. ministro Ma quella signora Minniti a quella signora. Tallinn a discutere con i colleghi, 27 colleghi Il ministro Minniti, più che dell'interno. andare a discutere a Tallinn di cose. Guardi, lo dico già adesso: non ne verrà fuori nulla, perché le risposte che non sono arrivate fino ad ora non arriveranno domani mattina. Ma il ministro dovrebbe ascoltare di più quello che dice quella signora sul balcone, l'esasperazione della gente. Perché quell'esasperazione composta è sintomo di un'esasperazione che sta montando, e quando l'esasperazione monta, poi la gente sgomita.